Chiaro che è complicato perché ovviamente le previsioni di traffico da Taranto non sono, diciamo, sufficienti per ora a gestire un aeroporto di quella importanza. Rimane quindi la fondamentale necessità di far riprendere il ciclo economico della città. Questa è la seconda città della Puglia, se questa città riparte avrà anche traffico aereo sufficiente a gestire e a rendere economica la gestione di voli per qualunque destinazione del mondo. Insomma, non si può lavorare su un aeroporto e basta, si deve lavorare sull'intera provincia, bisogna stare uniti, non bisogna litigare, bisogna avere la forza alle volte persino di ingoiare qualche piccola gaffa da parte dei propri interlocutori. Taranto deve fare dell'armonia e della forza interiore l'elemento per spingersi oltre i propri limiti. La città è meravigliosa, i cittadini sono straordinari, hanno accumulato purtroppo quella energia che si chiama rabbia, che io conosco bene perché l'ho vissuta, diciamo, in tante occasioni anche nella mia città, perché pure la mia città era un disastro 15 anni fa, un disastro assoluto, e l'abbiamo rimessa in moto. Si può fare, e io onestamente, qualcuno dice che sono un po' ossessionato da Taranto e da questa provincia, e vabbè, è vero, mi sono fatto ossessionare da questa grande energia, perché io sono certo che quando Taranto avrà, diciamo, starà al massimo regime, la Puglia avrà raddoppiato la sua performance, perché il destino di Taranto è essere al servizio di una Puglia che trainerà tutto il Mezzogiorno. Io a questa cosa ci credo, e l'aeroporto ovviamente è in funzione di questa visione. Grazie. Ci siamo detti già da qualche mese col presidente Emiliano che intorno alla questione dei collegamenti in generale, perché fra un po' apriremo in senso positivo anche la vertenza delle frecce o del taglio presunto dei chilometri, insomma, le nostre partecipate, ecco, intorno alla questione dell'aeroporto poi si giocava una parte non trascurabile del nuovo modello di sviluppo che abbiamo tutti quanti in mente. E come voi sapete, anche una serie di grandi eventi internazionali su quali stiamo lavorando devono in qualche maniera innescare processi positivi e buone pratiche anche intorno al nostro scalo, che resta un'eccellenza per il settore aerospazio, ma vogliamo, come più volte ha dichiarato il presidente Emiliano, che adesso si lavori a un vero uso duale dell'aeroporto. Io sono una persona molto razionale che nella sua vita per lavoro ha viaggiato molto e non mi illudo che si possa in qualche maniera avere un aeroporto speculare, come dire, a quello che hai a 40 km in ogni quartiere della nostra città. Però è arrivato il momento che su Grottaglie si in qualche maniera avvii un processo finalmente operativo, finalmente duale, e siamo sicuri che il mercato risponderà anche bene. È arrivato il momento, e lo faremo nei prossimi mesi col Presidente, di valutare anche come intervenire positivamente sulla governance di Aeroporti di Puglia per dare spazio alla comunità ionica, e credo che sia arrivato anche il momento, oltre alle esplorazioni che già sono state compiute negli anni precedenti, di lanciare un vero e proprio bando internazionale, insomma, per l'utilizzo di un'infrastruttura che rimane comunque pubblica. Professore, sono 30 anni che l'aeroporto di Taranto Grottaglie è destinatario di promesse, di finanziamenti, di progetti mai attuati. Siamo di fronte all'ennesima bolla di sapone. La classe politica deve dare delle risposte. Noi oggi stiamo dando le risposte, perché quando parliamo di atti amministrativi con una allocazione, un finanziamento di 7 milioni di euro, di cui 2 per l'impiantistica e 5 per il rifacimento totale a questo punto dell'aerostazione, ovviamente non stiamo parlando di promesse, non stiamo parlando di intenzione, stiamo parlando di atti amministrativi. Ci sono ancora 10 milioni da spendere per la viabilità intorno all'aeroporto, che fine hanno fatto? È un'altra notizia. Quelli sono fondi destinati dalla Regione Puglia con stazione appaltante la provincia di Taranto, e tocca alla provincia di Taranto utilizzare quei fondi. Penso che questa domanda dovreste farla al Presidente della provincia, che questa mattina è anche qui con noi e che certamente fornirà le risposte. In questa filiera di decisioni, io dico virtuose per il territorio, non c'è soltanto la Regione, c'è la Provincia, c'è il Comune di Taranto, il Comune di Grottaglie, anche se questa mattina fisicamente non è qui presente, il Comune di Montegliasi. E quindi
ancora una volta io invito a guardare gli atti che oggi noi stiamo presentando, che rispetto alle legittime polemiche delle associazioni di volontariato, di qualche cittadino che sui social, come dire, si esercita in proteste, la politica non deve inseguire quelle proteste, la politica deve fornire delle risposte, la politica deve essere classe dirigente e deve saper dare un'idea di sviluppo. Noi in questo momento lo stiamo dando e stiamo andando in quella direzione. Adesso ci attendiamo la consueta levata di scudi da parte degli esponenti politici, economici, del brindisino, che al minimo segnale in favore dell'aeroporto di Taranto Grottaglie subito insorgono. Io penso che lei ha ragione a fare questa riflessione, ma come dicevo, la politica, se ha un'idea, se le istituzioni decidono che lo sviluppo di una regione va in una direzione, penso che bisogna perseguirla. Non saranno certamente le polemiche di qualche associazione, come ci saranno anche qui a Taranto, perché diranno che quello che stiamo dicendo non è una cosa vera, che vorrebbero l'attivazione dei voli civili tra 2 minuti e mezzo, se non domani mattina. E allora le polemiche fanno parte e il sale della vita quotidiana, anche nei rapporti civili, non soltanto quelli politici, in quelli umani. Ma noi dobbiamo perseguire con forza questo obiettivo e la Regione Puglia perseguirà con forza questo obiettivo. Ovviamente noi siamo certi, più che noi Aeroporti di Puglia, che questo progetto non depotenzierà assolutamente la fruibilità e l'importanza assunta in questi ultimi anni dall'aeroporto di Brindisi, da cui partono ogni anno oltre 2 milioni e mezzo di passeggeri. Il prossimo intervento riguarda l'ampliamento del piazzale sosta aeromobili per circa 25.000 metri quadri in più, quindi daremo la possibilità anche ad aerei di maggiore capacità di poter parcheggiare sull'aeroporto di Taranto. Questo è dal punto di vista infrastrutturale. Naturalmente adesso interveniamo sull'aerostazione, la progettazione è quasi completata, entro fine settembre ci sarà la conclusione e entro, a seguito dell'approvazione dell'ENAC, entro la fine dell'anno procederemo con il bando di gara per l'esecuzione dei lavori. Questi cosa riguardano? Riguardano naturalmente la riqualifica dell'aerostazione, aerostazione che naturalmente si cerca di dare un migliore livello, insomma, di qualità per i passeggeri, sia per quanto riguarda le sale arrivi, la sala partenza, vengono ampliate, vengono dotate di servizi igienici, vengono, diciamo, inseriti gli spazi per gli enti di Stato. Un progetto di riqualifica che richiamerà anche all'interno, diciamo, la tipologia tipica della città di Grottaglie, un richiamo alle ceramiche.